PS Automobile è un giovane marchio, il giovane marchio premium all'interno del gruppo PSA, che appunto si sta affermando sul mercato da poco, perché è ufficialmente nato nel 2014. Ora è qui a Padova proprio per presentare il suo passato, l'Heritage, con due DS eccezionali, ma accanto espone la DS5, che è la sua ammiraglia, che rappresenta proprio i valori di eccellenza, innovazione, tecnologia e raffinatezza che da sempre contraddistinguono le DS. Quindi qui vediamo la sua storia, le sue radici in questi due esemplari, una DS19 del 59 e una DS21 Prestige Palace allestita da Richa Pron del 66, dalle quali proprio il marchio DS attinge questi valori di grande possibilità di cura del dettaglio, personalizzazione, eccellenza, innovazione, perché sin dal 55 le DS stupirono il mondo perché furono veramente innovative per la loro linea, il loro stile, il loro design e soprattutto per le innovazioni tecnologiche. La tradizione deve essere innanzitutto conservata perché rappresenta la storia di un brand, quindi noi abbiamo una storia di oltre 200 anni industriale sull'auto di quasi 130 anni, quindi abbiamo dei valori importanti da tramandare raccontando la nostra storia. Quello che dobbiamo fare, secondo me, è essenziale, come Peugeot l'abbiamo fatto negli ultimi anni, è raccontare una storia viva. La mia gioia nel provare questi modelli di quando ero ragazzino è veramente rivivere, quindi deve essere veramente una cosa non polverosa, ma che deve essere vissuta in tutti i giorni. Appuntamenti ce ne sono tanti, inizio anno abbiamo il lancio della nuova 5008, abbiamo appena lanciato la 3008, il nuovo SUV di segmento C. La 5008 è un SUV, rappresenta un'offerta inedita sul mercato, perché comunque il mercato dei grandi SUV 7 posti è un mercato che sta nascendo in questo momento. Credo che abbia la possibilità di intercettare questo tipo di pubblico, che comunque ha l'esigenza di una macchina da un punto di vista stilistico in linea con le tendenze del momento e con le esigenze del momento, dall'altro coniugare la polivalenza interna, che in ambito di famiglia ad esempio è una componente essenziale.